presenta. Mi chiamo Marta Casiraghi, ho 44 anni e sono la responsabile marketing di Isolmant. Anche tu presentati. Sono Simona Parente, ho 43 anni, sono sposata con Alessandro, abbiamo 3 bambini e attualmente gareggio col team Isolmant, faccio il gran fondo e sono l'attuale campionessa del mondo. Spiega in 10 secondi di cosa ti occupi. Mi occupo di far conoscere all'esterno dell'azienda tutto quello che succede in azienda. Mi occupo innanzitutto della mia famiglia e poi quotidianamente tutte le mattine mi alleno e la domenica gareggio. Cosa ti piace di più di quello che fai? Mi piace molto il mio lavoro, mi piace in particolare avere la possibilità di confrontarmi con tante persone di estrazioni diverse. Mi piace tutto perché comunque mi dà molta soddisfazione sia a livello personale che emotivo e anche fisico. Gli uomini lo fanno diverso? Sì, non so a cosa ti riferisci, però direi che gli uomini fanno tutto diverso rispetto alle donne. Secondo me no. Nella tua attività trovi ci siano differenze di stile professionale tra uomini e donne? Sì, ci sono delle differenze, ma è un valore, nel senso che la diversità anche sul lavoro è sicuramente un valore positivo. Beh, magari la donna è più puntigliosa, più meticolosa e forse si impegna un po' di più. Quali sono i pregi di una donna dal punto di vista professionale? Un pregio importante direi che è l'emotività, quindi la capacità di mettere tanto cuore e tanta passione nella propria professione, nella propria quotidianità. La donna è più puntigliosa, più determinata, c'ha più senso del sacrificio. E i difetti? I difetti direi sempre l'emotività quando non ha filtro. I difetti di una donna e l'emotività. Sei mamma? Sì, sono mamma di 2 gemelle. Sì. Essere mamme è un vantaggio o uno svantaggio per la vostra attività? Ma è sicuramente un vantaggio, comporta impegno perché bisogna sapersi organizzare, però sicuramente la complessità della gestione familiare aiuta poi a gestire anche i piccoli e grandi imprevisti quotidiani sul lavoro. Entrambe le cose, perché comunque ti porta a un dispendio di tempo e di energie e c'è poca libertà di fare quotidianamente quello che ci pare, però allo stesso tempo ti dà una forza interiore e questo è un vantaggio. Giovani e donne sono ancora le due categorie deboli nel lavoro, secondo te? No, assolutamente no. Sì. Se non avessi fatto quello che hai fatto, cosa avresti voluto fare? Avrei voluto fare la principessa. No, avrei voluto fare un mestiere che forse in qualche modo è simile a questo e che magari in futuro riuscirò a fare, però oggi sono felice di quello che faccio e soddisfatta. Quello per cui mi sono laureata, cioè l'infermiera. Dici 3 aggettivi per descrivere il mondo Isolmant. Allora, il mondo Isolmant è passione sicuramente, è professionalità, tanta professionalità ed è impegno. Proattivo, dinamico, ecologico. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio fare gli auguri a tutte le donne per questa festa e dare un suggerimento agli uomini di insomma coccolare le loro donne per tutti i giorni dell'anno. Viva le donne e anche gli uomini! Fai un saluto a casa. Ciao a tutti. Ciao Martina, Viola e Andrea. Vi amo tanto, anche Alessandro. Cavolo, era la festa delle donne, avevamo detto che non parlavamo di mariti e adesso il mio si arrabbia. Ho detto 49. Sì. No, mettetelo il beep, ragazzi. Ho 31 anni.